Eccoci qui ragazzi, in diretta dal cammino. Sono le 9:20, sono in super ritardo. Oggi non ho un posto dove stare e quindi parto da Santarém pieno di, diciamo, incertezze e dubbi. Comunque, stamattina fare colazione con quella famiglia, penso inglese, conoscere una persona che ha fatto il cammino come me, ha fatto i miei stessi errori. Mi ha sicuramente dato uno stimolo, mi sta dando uno stimolo in più per continuare e anche mi ha fatto capire che alla fine siamo tutti uguali e tutti facciamo le stesse cose e abbiamo bisogno delle stesse cose. Vediamo oggi dove mi porta il cammino. Azoia de Baixo, che tra l'altro perché si chiama Azoia de Baixo se è tutta in salita? Questo non lo so, comunque ho paura che ci sia Azoia molto, molto più in alto. E niente, sono qui, ho fatto i primi 12 km oggi, sono riuscito anche a passare da Decathlon e ho preso il sacco a pelo, non so se lo vedete, ho deciso di scegliere la leggerezza al calore, quindi è un sacco a pelo molto più leggero, ma che tiene molto meno caldo e spero di aver fatto la scelta giusta e spero che di non aver freddo, ma comunque forse dovrei sempre scegliere la leggerezza alle cose che ti tengono più caldo, ma magari più ingombranti. Ciao ragazzi, in questo momento di pausa voglio raccontarvi una storia, ovvero l'incontro tra me e Francisco Torres. Francisco Torres è un uomo che ha allestito con le sue mani uno shelter, un rifugio per i pellegrini, dove ci si può sedere, ti fa il cellos e si mette a parlare. Ed è stato veramente, veramente gentilissimo. Infatti, se qualcuno va a fare il cammino portoghese con me, passateci. Il problema è che, per quanto sia stato gentile, e io sono stato gentile con lui, non mi sono sentito felice di stare con lui, in sua compagnia. E questo mi ha fatto star male, perché mi ha provocato dei sensi di colpa, perché ho detto come mai lui che è così gentile e buono con me, e io invece non riesco, benché sia stato gentile, non riesco a provare affetto per questa persona. E poi ho smesso di sentirmi in colpa, perché alla fine ho pensato che per quanto una persona possa essere buona, essere positiva nei tuoi confronti, se tu non senti la stessa cosa, puoi essere gentile, puoi trattarla bene, ma non per forza devi ricambiare, o sentirti a tuo agio in ogni situazione. Niente, volevo solo condividere questo pensiero con voi, penso che mi manchino altri 6 km e non ce la faccio più. Thank you.
detto, cazzo, sono belli questi alberi, sono bellissimi, questi alberelli sono veramente la parte più bella del cammino di oggi. Grandi alberelli. Eccoci a 2,5 km dall'ostello, dall'alberghe, e qui si balla. Sono veramente contento di avere l'alberghe, che sia tutto a posto, non vedo l'ora di arrivare. Questi alberelli ti mettono davvero tranquillità, ed è quello che forse sto cercando. Arner Yoshdash Mirayaksh. Ce l'abbiamo fatta anche oggi, non ci credevo, ma ce l'abbiamo fatta. Grandi.